Ciao Fossatore, sono Matteo Binati, l'ideatore e il fondatore di Fryer. E oggi, insieme al pancalaio più matto del web, guardiamo insieme come rifilare due tavolette. Infatti, per uno spancalatore è molto importante rifilare i suoi pancali e, in modo semplice e veloce, il nostro Matteo... Complimenti, hai un bel nome. Te lo spiega in 3 minuti. Noi ci troviamo alla fine. Allora, spancalatori, proprio come per l'orologio di pallet, anche questo appendiabiti ha bisogno di rifilare le coste delle tavole per poi successivamente andarle a spinare. Perché? Perché se no ci si ritrova con delle tavolette che sono delle banane e andarle a spinare insieme così storte è veramente impossibile. Diciamo che è impossibile. Allora, come si fa per rifilarle? O abbiamo una pialla, che io non ce l'ho purtroppo, ho un banco sega, che non ho neanche quello, ma ancora per poco, perché mi sono quasi deciso a prendere il banco sega che faccia al caso mio. Però ho una fresatrice. Insieme alla fresatrice userò una fresetta col cuscinetto per rifilare. Quindi, andando con una riga dritta e del biadesivo, andremo a metterci a filo del lato convesso. Il lato convesso sarebbe il lato con la pancia, questo. Il lato concavo sarebbe il lato con le estremità più alte, quindi questo. Quindi ci mettiamo a filo dell'estremità della tavola con la riga, si morsetta al banco e si parte con la prima fresata. In questo caso notiamo che le estremità non vengono del tutto fresate. Perché? Perché ha seguito la linea della riga e è arrivata a quel punto che è perfettamente in linea. Infatti si sente anche dal rumore della fresata, che si sente proprio la fresa che ci va a sfiorare in quel punto lì. E questo non vuol dire niente, perché quando andiamo a accostarle, come vi faccio vedere ora, è perfettamente in linea. Quindi non sussiste il problema. Però non tutte le tavole hanno la pancia così accentuata, come noi cristiani. Non tutti abbiamo la pancia, c'è chi ce n'ha di più e c'è chi ce n'ha di meno. Quindi in questo caso questa tavoletta qui aveva una bella panciotta, aveva mangiato parecchio. Usando invece altre tavole noteremo che questa pancia non c'è. Quindi come facciamo? Ci aiutiamo con una squadretta combinata. Ci mettiamo la battuta a 2 mm, usando la squadretta ci mettiamo sempre nell'estremità del lato convesso, il lato con la pancia, ci mettiamo come riscontro la squadretta per stare a 2 mm, in modo da farla fresata completa di tutto il lato. Quindi impostata la riga, si appiccia il tutto, si rigira, si morsetta e si riparte con la prima fresata. Quindi se anche tu vuoi fresare come i migliori del tuo settore, utilizzando delle frese che durano fino a 3 volte di più rispetto alle alternative non professionali, ti aspetto su www.fresertool.com, dove potrai scegliere la fresa Fryer più adatta alle tue esigenze insieme all'aiuto di un professionista. Entra anche tu nel club dei fresatori. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!